È il giorno della superperizia all'archivio di Stato di Arezzo, dove lo scorso 20 settembre, in seguito ad una fuga di gas argon, persero la vita i due dipendenti dell'archivio, Piero Bruni e Filippo Bagni. Gli ingegneri Luca Fiorentini, Antonio Turco e Luca Marmo sono entrati nella sede dell'Archivio di Stato attorno alle 11.30. Con loro anche i periti di parte delle 14 persone attualmente indagate per omicidio colposo. Il loro sarà un lungo lavoro che durerà circa 3 mesi e che inizierà dall'analisi della documentazione tecnica elaborata dai Vigili del Fuoco. I tre periti si sono già occupati di gravi incidenti sul lavoro come quello allo stabilimento ThyssenKrupp di Torino. Dalla loro relazione emergerà la dinamica di quanto accaduto quel drammatico 20 settembre, quando risuonò l'allarme antincendio nella sede dell'archivio e Piero Bruni e Filippo Bagni morirono soffocati dal gas argon.